Dovreste trarre la forza. Cerchio Firenze 77 attraverso Roberto Setti, Scuola del Cerchio Firenze 77, a cura di VB, Dali. Siamo di nuovo riuniti qua assieme, o figli, a riprendere le nostre conversazioni, speriamo nel modo più proficuo possibile, per salutarvi affettivamente. Abbiamo voluto iniziare queste conversazioni con una riunione, come noi la definiamo, affettiva, per mostrarvi quanto vi amiamo, figli, tanto da parlarvi anche dei vostri problemi personali che la vita di ogni giorno vi riserva. Ma queste conversazioni sulla vostra vita personale non dovrebbero avere luogo di esistere. Non possiamo fare a meno di ricordarvi e di dirvi questo. Perché già da tutto quello che vi abbiamo detto, voi dovreste trarre la forza, la chiarezza per proseguire. Vi dicemmo che nelle vite di ciascun individuo vi sono vite di attività e vite di espiazione, e in seno alle stesse vite di attività e di espiazione vi sono periodi di attività e di espiazione. Non dovrebbe esservi bisogno di ricordarvi tutto quello che vi abbiamo detto, perché quello che noi vi diciamo, miei cari, lo diciamo per i vostri periodi di attività e per i vostri periodi di espiazione. Purtuttavia, dice il fratello Claudio, che ben comprende il meccanismo intimo dell'individuo e che vi parla dell'introspezione, l'uomo, nei momenti di grande dolore, tutto dimentica per riuscire a trovare la ragione di questa sua sofferenza. Forse inconsciamente, dubitando di quello che fino allora ha creduto e auspicando che una nuova concezione, una nuova verità possa affrancarlo da quel dolore. Ma non è così, figli. Il dolore, la prova e l'esperienza avviene qualunque cosa l'uomo creda. Che sia vicino o lontano dalla verità, che sia nella verità o nell'errore, ciò che ha contratto in precedenti incarnazioni deve pagarlo. L'essere nella verità e l'agire nella verità può impedire di contrarre nuovi debiti karmici e scontare i futuri effetti delle cause mosse, ma non può annullare gli effetti di cause precedentemente create e messe in moto. Allora, figli, l'uomo, per un suo istinto atavico, ritrova il timore antico e dice: «Forse l'ente supremo è in collera con me perché io ho fatto qualcosa che a lui non era gradito? Perché io credo in qualche cosa che non è la verità?» E tutto rimette in discussione. È un moto istintivo dell'uomo quello di legare la propria felicità alla propria condotta e alle proprie idee morali. Viene dalla notte dei tempi, da quando gli uomini credevano che un temporale o un qualunque fenomeno atmosferico più rilevante fosse dovuto alla collera degli dèi. Così ancora oggi, nonostante l'età del raziocinio, l'uomo crede che la sua infelicità sia una punizione divina o una sua condotta non conforme al volere di Dio. Ebbene, voi sapete che al di fuori di questa visione primitiva del problema esiste un fondo di verità in questo, che può essere riassunto dalla legge di causa ed effetto. Certo, la nostra infelicità non è dovuta alla collera divina, è dovuta ad una nostra condotta dei tempi trascorsi, non conforme a quello che doveva essere. Ma in questo, in tutto questo, non esiste la collera divina, esiste l'amore di Dio per le sue creature. Perché qualunque esperienza amara voi possiate avere avuta, reca con sé un messaggio dovizioso di comprensione, un nettare di verità. Reca con sé un balsamo per il vostro spirito.
Possono sembrare frasi fatte queste, tanto se ne è abusato, figli, ma non è così. Dunque, forza perché è stato provato o lo è tuttora. Forza che dovete trarre dagli insegnamenti che avete avuti. E soprattutto il primo insegnamento che dal dolore deve venire è quello di riconoscere una cristallizzazione del vostro modo di agire e di pensare e di essere, di vivere in sostanza. Una tragedia dovuta a un effetto karmico, oltre che farvi bere l'amaro calice sino in fondo, farvi estinguere un debito contratto con la legge della verità, oltre che insegnarvi, aprirvi nello spirito, deve darvi un immediato insegnamento, e cioè che niente è stabile nel mondo fisico. Che l'uomo che si adopera, si affatica per costruire stabilmente in questo piano vostro, dove tutto è in continua mutazione, visto nella successione del tempo, è un uomo che getta le sue energie al vento. Tutto deve essere fatto nel migliore dei modi, certo, ma non tutto deve essere dato nella prospettiva di raggiungere la perfezione e la stabilità. Pensate, figli, quanti fotogrammi stanno di fronte a voi e di quanti fotogrammi è costituito un cosmo. Ciascun fotogramma in sé è stabile, eterno, indistruttibile, immutabile. Eppure l'uomo che li scorre e che in questo gioco di scorrere segue una vicenda illusoria deve essere consapevole dell'illusione di questa vicenda. Deve adoperarsi perché tutto il meglio sia fatto. Non deve certo, lo abbiamo detto tante volte, essere fatalista, cioè vivere come se la vita fosse veramente eterna, ma essere sempre pronto a lasciarla, come colui che già conosce la propria condanna. Questa è la giusta posizione. Dunque, accettate tutto di buon animo. Noi comprendiamo che voi vorreste vivere vicino alle vostre persone care, che almeno in questo il mondo del variabile e del mutabile dovrebbe essere cambiato. Vivere sempre accanto a coloro che amiamo. Ma così, figli cari, è in realtà. Nessuno, voi lo sapete, voi perdete definitivamente. Nessuno abbandonate realmente, né nessuno vi abbandona in realtà. È solo un cambiamento di stato, una momentanea separazione per chi rimane nel mondo denso della materia, ma non per chi lascia questo mondo. Questi continua a vedervi, a esservi vicino. E se ha vissuto in modo giusto, vi vede e vi è vicino, è vicino a voi felici e non piangenti. Questa è la consolazione di coloro che vi hanno momentaneamente detto arrivederci. Ecco che dopo tanti anni torniamo ancora a parlarvi come se fosse la prima volta che noi ci troviamo con voi. Perché questo? Perché le vicende della vostra vita hanno imposto a noi di ricordarvi questi primi insegnamenti, farvi capire quanto essi ancora siano attuali. Ma soprattutto per l'amore che abbiamo per voi, figli. Ed è per questo amore che io mi rivolgo a voi uno per uno, se volete. Se volete facilitarmi il compito, rispondendo alle vostre domande.